4 minuti e 30, fatelo adesso. Attenzione Edo, carico. Edo subito on fire, guardate qua, 15 secondi. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, switch. Lascia spazio a Chicchio, gruppo numero 2. Ma attenzione perché Edo è stato molto convincente già dalla fase di pre-ranking. Debutta il campionato, ma debutta pesantemente. Chicchio invece l'anno scorso si è guadagnato l'accesso partendo dai rookie, arrivò secondo. Switch! E ritorna in scena per la gioia di tutti Gunther Shelly, campione in carica. Facciamoci sentire per il campione, su su su. Dieci secondi. Roll down. 4, 3, 2, 1, switch! Qualche inusuale sfavatura, ma si sta solo scaldando il gruppo. Ancora 10. Cinque, 4, 3, 2, 1, switch! Due run sono andate per Edo, mi sembra convinto. Pietro dice bravo Edo, un po' di sfavature, ma il suo compagno, diciamo, è ispirazione. Da Terlizzi in Puglia, giusto? 5, 3, 2, 1, switch! E attenzione perché adesso Gunther ha scaldato le gambe. Edo si gioca tutto per tutto, ricordiamo, il terzo classificato viene immediatamente eliminato, gli altri due passano a top 16. 10 secondi sul crono Edo. Cerca l'aiuto della sponda. 3, 2, 1, switch! That's it per Edo, vedremo se sarà sufficiente, dipende anche molto dalla run in arrivo per Picchio. Ancora 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, switch! E adesso ci gustiamo l'ultima run per questa prima ronda di Gunther Shelly. Eccoci qua, è entrata, diciamo, di riscaldamento. Un Brasile playlist, Clarence Zima.
dell'Umbria vogliamo in Sicilia con Samuele, uno dei giovani prospetti, vincitore l'anno scorso da rookie. Ai 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 ai, si parte forte qui con una combo di lower. Mostra un po' di controllo, solidità nei trick, parte alta. 5 secondi sul crono, 3, 2, 1, cambio! Adesso si sta solo scaldando, ma attenzione perché le gambe sono le più famose gambe della storia del calcio freestyle a livello mondiale. Chiarvi, lo avete già capito, ha una specialità che sono i lower. Numero 2 del ranking italiano in questo momento, 10 secondi sul cronometro. E numero 1 a livello mondiale per quanto riguarda i lower. 3, 2, 1, switch! Buona la prima run, Gunther in osservazione, sono chiaramente apertamente i due candidati alla battle finale, con tutto che hanno parecchie insidie sul percorso. Alla fine si tratta di un minuto e mezzo dove può succedere un po' di tutto. 3 secondi, 2, 1, cambio! Samuele è stato molto convincente, ma Clarence mi è sembrato aver ingranato le marce e aver preso il ritmo nella seconda run. Adesso vediamo cosa succede. To go. 3, 2, 1, switch! E si riparte con le mulinanti gambe di Chiarvi. Ehi, si gioca con la precisione, il controllo del corpo. Luca Chiarvesio. Football team in the building, 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, time is over, switch! E adesso Clarence sente la pressione messa da Samuele, ma soprattutto da Chiarvi. Non facile per questi ragazzi salire sul palco, aprire le danze assieme a mostri sacri di questo sport, non solo a livello italiano, ma a livello internazionale. 5 secondi ancora, 3, 2, 1, switch! Occhio Samuele che apre per una combo di nuovo, non va. Let's go Samuele, 10 secondi ancora, prendo attenzione ai giudici. 3, 2, 1, switch! Campione, la butta sull'acrobatica. Non è certo la sua principale dote, ma può fare anche questo nel cerchio. 3 secondi, 2, 1 e stop! Time is over! Parte! Gigi! Attenzione a Dusty! E può essere una sorpresa dopo aver vinto il rookie. Vediamo anche cos'ha in serbo. Ricordiamo 5 secondi. 3, 2, 1, cambio. Diciamo che si azzera la situazione. Fondamentalmente si possono ripetere i trick perché è come se iniziasse da zero Dusty, quindi non c'è problema se rifà qualche run del mattino. Chiaramente i giudici lo sanno ed è tutto meritato. 5 secondi ancora sul crono, 3,
2, 1, switch. E c'è l'ultimo cambio con Juan Riposta. Al suo primo giro del cerchio, questo qualification circle. Fast food crew, un'altra crew storica. Non rappresentata solo da Suona, anche da Omak, che vedremo più tardi, fatti via dell'angolo a sostenere. Osserva, osserva. Il mago scoprirà dopo le sue carte. 3, 3, 2, 2, 1, switch! Bella run per Suona, che fa notare sempre i dettagli delle varianti che propone. Ma mi sentirei di dire che tutti e tre i giudici sanno notare i dettagli di Swan, si conoscono molto bene, hanno girato molto tutti e tre con lui, quindi sanno come scrutare i suoi trick. 5 secondi Dusty, 3, 2, 1, switch! Ricordo a tutti di lasciare lo spazio necessario sul palco e aspettare il proprio turno a partire dal cerchio. Yes! Ten seconds to go! Molto bene, molto bene Simone! Facciamo un applauso, guardate che combo! Molto three, lunga! 2, 1, switch! Yes! Oh, yes, la chiude! La sua best run fino adesso sicuramente! Sicuramente una delle run più lunghe e lower fino adesso, potrebbe partecipare magari all'Ironman l'anno prossimo. Secondi, 3, 2, 1, switch! Ultimo giro da 30 secondi di questo cerchio. E gioca con le spaziature, arriva fino al bordo del palco. Dusty, ricordiamo 18 Dallerone, da Dallerone, da Super 3, 2, 1, switch! Adesso un pop-up di Simone. Combo di upper e poi si torna in sit. Prova un cross-check reverse. 3, 2, 1, switch. Ultimo giro, ultimi 30 secondi, Juan Riposta. Juan lo guarda dicendo, guarda il para, guarda che arriva le transition in sit. È anche un po' questo il ruolo dei veterani, far vedere da distanza ravvicinata quello che è il livello di si contende anche a livello internazionale. 11 anni dalla prima partecipazione al campionato italiano per Juan. 3, 2, 1, stop! And the time is over! Uno, si parte! Con questo cerchio saremo a metà strada per quanto riguarda i cerchi. 5 secondi sul crono. 3, 2, 1 e switch. Si porta già avanti. Il secondo freestyler del cerchio. Carichissimo catch. Muy bien. Sembra carico che Tommy Daigoro nel 3, 2, 1, switch! Ritorna in competizione Tommy! Occhio al beat! Aspetta il beat! Aspetta il drop! Sono queste le sue qualità, musicalità e originalità prima di tutto! Tommy Daigoro! Ho
5 secondi, 3, 2, 1, stop. Molto bene per Tommy performer, giudice proprio dello show di performance al mondiale dell'ultimo Super Bowl, grande conoscitore musicale e interprete di quella che era parte musicale. Invece Pietro è poi molto storico per quanto riguarda il freestyle, soprattutto pugliese. 3, 2, 1, switch! E Kanje, che è cangiante come la posizione che ha assunto nel palco, scalpita troppo, deve partire, quindi... Ragazzi, non disrespetto agli altri, ma Kanje è carico come una mina. Saranno le 13 record che ha venuto, però 5 secondi, 3, 2, 1, switch! Molto bene, Kanje, bravo! Tommy Daigoro once again! Con un po' di ground per recuperare la posizione, mamma mia come viaggiano quei piedi, gli facciamo un applauso! Go, 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 go! Secondi Tommy, 4, 3, 2, 1, switch! Peccato per il finish, però bellissima transizione. Pietro Pizzoro con una combo di lower non vuole deludere, vuole impressionare e aggiudicarsi un posto nel tabellone dei migliori 16 di questa Italian Freestyle Football Championship. Fatevi sentire per Pietro Hock. E 3, 2, 1, switch! E arriva il plauso dei freestyler qua sotto il palco. Kanje, siete più di... 5 secondi sul crono, 4, 3, 2, 1, switch! Bella run di Kanje! Ma adesso ci aspettiamo una devastante run di Tommy. L'inizio è terrificante, terrificante nel senso all'americana, terrific! Ai, 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 ai! Dove si va? Si vola! Cinque, quattro, tre, due, uno! Time is over! Tommy Daigoro, Pietro Pizzoro, Simone, due, uno, vamos! Let's go! Apre con uno spin! Secondi ancora, 3, 2, 1, switch! Bam. Adesso entra Mattia Ruggero. Dieci secondi ancora, prima del cambio. Il droppante cambio, 3, 2, 1, switch! Molto bene Mattia con la run di entrata, ma occhio qua, di giallo vestito, Football Team! È arrivato carico, altro che sciabolate! 10 secondi ancora sul crono. Le battle proseguono. 3, 2, 1, switch! È switch o swish? Sapete che è perché arriva dalla pallacanestro, quindi.
se ne va, Dio Costa is back. Fu un sorprendente, sorprendente rookie nel 2013. 5 secondi ancora. 3, 2, 1, switch. Poi molto forte anche nel 2014, poi un po' sparito dalle mappe, ha fatto un po' di show, ma non è, non ha partecipato alle competizioni, come dicevo, per motivi più di calcio giocato. Attenzione a Mattia Ruggero con la combo Battle Style. 3, 2, 1, switch. Ricordiamo, solo primo round, diciamo, c'è cioè quello dei cerchi, poi top 16 e da lì si inizia veramente a spingere pesante. Con il sudden death vinci o vai a casa. 5 secondi, 3, 2, 1, switch, ultimo giro del cerchio. Lo dico per la parte qui in alto, poi quando ci sono le battute uno contro uno vedrete meglio, ragazzi. Oh oh. Mi sembra comunque abbastanza in condizione, devo dire la verità. Sta un po' togliendo la ruggine. Oh yes. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, cambio. Ufficialmente back Matteo Cozza. Sei pronto a ricominciare pesantemente i treni. Invece nella sua miglior condizione di sempre, mi sembra, Mattia Ruggero. Go, 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 Mattia! Combo di upper, 3 secondi, 2, 1, cambio! Ultimi 24 di questo cerchio per Nico Barnaba. Tutto il team nel posto, come potete leggere sulla maglietta di Nicola. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Finale in eleganza e controllo. Go, 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 go! Funky Music, DJ Davidino del posto! Prima round di questo cerchio! Settimo e penultimo cerchio! 5 secondi! 4, 3, 2, 1, switch! La palla passa a Takeshi! Stylish freestyler in grande crescita, diciamo compagno di training assurdi con Tommy Dagon. 3, 2, 1 e switch. E adesso Lucas, l'anno scorso giudice, quest'anno ritorna. Lasciamo lo spazio a Dav infortunato della giuria. 10 secondi ancora sul crono e arrivano le signature move del riccio più famoso di Torino. 3, 2, 1, switch. Si tiene un secondo per l'esultanza old school. Roccheggia, roccheggia, non può farne a meno. Attenzione a Guido che adesso sbloccato dopo la mattinata tende tranquillamente a esagerare, lascia andare le gambe in libertà, poi prova un H, abbatte anche il banner, ma è tutto a posto. 3, 2, 1 e switch. Occhio attacche on the beat.
Lucas ora, che si lancia giù. Alto sorride, uno dei move. Accelera Lucas on the beat. Una combo in seat. Si vola, 3 secondi, 2, 1, switch! Mamma mia! E l'abbiamo detto che la rotazione è così, ragazzi! Se non state attenti, lo spazio copia, ragazzi, sono già in attitude da battle! Qui è da battle, via batto! Battle mode on e sono 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo e cambio, Takeshi ancora nel cerchio. Si prende il centro del palco e comincia a mulinare le gambe, ragazzi. Facciamo gli applausi, un grosso applauso. Jumping in the box. Oh yes, tutti in alto sì. Switch! E gli ultimi 30 sono tutti del torinese. Numero 7 del ranking italiano, nel primo gruppo di merito, e ti mostra tutto quanto con i suoi tempi sul palco. Due volte top 4, spesso e volentieri troppo impegnato negli show, come molti dei top, per allenarsi appropriatamente. 3, 2, 1, over! Go! Giriamo così, quindi il prossimo è Angelo, poi il Nova. Ci spostiamo così, lasciamo spazio, grazie. Facciamo un applauso per Estebanda, così lo carichiamo un po'. 4, 3, 2, 1, switch! Angelo De Florio! Pensa al consiglio! Praticamente tutte le regioni rappresentate. Adesso non ho fatto il conto specifico, mi sa che ci siamo quasi. 3, 2, 1 e switch. E Omag ti switcha dalle carte da gioco al pallone come se niente fosse. Magico con le carte, mago col pallone. Il nickname deve essere o mago o mostro, perché a Napoli dicono così. 3, 2, 1, switch! Pensavo sparisse sul... Pensavo sparissi nel proietto di Bacotto. Esteban con un diving side stall, intanto la gente cresce qua. Al porto allegro, più allegro che mai. 3, 2, 1. Ah, peccato per il finale, ma bellissima Randy e Stevan. Yeah.
si riparte, Stefano, attenzione, parte bene, poi si inceppa un po' e colpisce il foglio di alto, ma questo non impedisce ad Anto di prendere nota. Oh, 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 Keep rolling, baby, keep rolling. Bellissima combo da girare a testa, ma il pallone che gira sulla testa. 3, 2, 1, cambio. Ha perso l'equilibrio e Stefano, bellissima combo. Keep rolling. Adesso Mark. Applauso per Esteban, Angelo e Omag.